sino al Paleolitico, passando per Cristoforo Colombo, leggendo le avventure di Marco Polo, per finire con i viaggi del buon Amerigo Russo, Vespucci, l'uomo si è sempre contraddistinto per la sua particolare propensione alla scoperta. D'altronde, se il grande ed irreprensibile Beppe Severgnini ha scritto un libro intitolato appunto La vita è un viaggio, un motivo ci sarà, no? Ebbene, oggi allora siamo quasi giunti al termine di un percorso meraviglioso, destinato a rimanere nei più importanti annali del sim racing italiano. Signore e signori, tenetevi forte. Sto parlando del super trofeo Evo. Radio check. Tre continenti, Nord America, Asia, Europa. 110 piloti iscritti, selezionati 90 più veloci, pronti per giocarsi l'accesso alla finale. Questi, raggruppati nei rispettivi continenti, sono divisi in tre categorie: AM, Pro AM, Pro, ottenute grazie alle prequalifiche svoltesi sul circuito del Mugello, ovviamente prima dell'inizio del campionato stesso. Tra i partecipanti spiccano alcuni tra i migliori sim racer d'Italia, capaci di tenere alto il nostro tricolore anche in competizioni di prestigio internazionale, come Amos Laurito, Paolo Muglia o Danilo Santoro. Questi sono soltanto i nomi di alcuni dei protagonisti di maggior fama di questa competizione. 6 appuntamenti per continente più la finalissima mondiale per ogni categoria. Ora andiamo ad esaminare un paio di situazioni. Con i suoi 171 punti, Danilo Santoro comanda la classifica generale dei pro, seguito da Luca Losio a 168 punti, Paolo Muglia a 162 punti e da Amos Laurito fermo a quota 140. Pensate, appena un punticino sopra Pasquali. Per quanto riguarda la categoria Pro AM, invece troviamo il buon William Barbosa in testa con ben 167 punti, seguito da Emanuele Del Pero e Zampino, rispettivamente a 160 e 138 punti totali. Infine passiamo ad esaminare la classifica generale della categoria AM. Notiamo uno scatenato Luca Tommasi in prima posizione con 174 punti, davanti di solo 5 lunghezze a Nicola Mura, fermo a 169. Più staccato invece Claudio Mambretti con i suoi 130 punti, consolida la terza posizione di categoria. Niente male. Ma ora parliamo di un altro argomento molto importante, quasi fondamentale per alcuni, quasi ininfluente per altri: i premi. Sotto questo punto di vista effettivamente devo ammettere che lo staff di ERS non si è minimamente risparmiato. Però prima di elencare tutto ciò vorrei veramente ringraziare di cuore tutti gli sponsor che hanno aderito con tantissimo entusiasmo a questa iniziativa. In particolare grazie ad AK Informatica per aver messo a disposizione un montepremi a dir poco allettante e sicuramente molto sostanzioso, e grazie al team VIG Project di Remo Scagnetti, il quale saluto e a cui mando un abbraccio, per la continua partecipazione attiva come sponsor del canale e per lo straordinario supporto offerto fino ad ora. Ok, ci siamo, parliamo di roba seria. Realizzata da una collaborazione tra 3D Rap e Speedmax Racing, l'ST Evo 2018 Steering Wheel è il volante replica della Lamborghini Super Trofeo, messo in palio per il pilota che conquisterà il maggior numero di punti tra tutte e tre le categorie, così da poter dare pari opportunità a tutti i partecipanti per ambire al primo premio assoluto. Ma non solo. Infatti, come vi dicevo, ai primi tre piloti di ogni singola categoria verranno assegnati i seguenti premi offerti da AK Informatica. Per il primo abbiamo un T300 GTRS più la tessera Gold Season per la stagione 2019-2020 più un trofeo ricordo. Per il secondo invece abbiamo un paio di cuffie da gaming, le MH750 se non ricordo male, non sono molto ferrato su questo argomento, più la tessera Silver per la stagione 2019-2020 più un trofeo ricordo. E infine al terzo vanno i guanti Hypergrip della Sparco, più anche per lui un trofeo ricordo. Insomma, direi che non ci possiamo proprio lamentare, ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le posizioni. Chiusa questa piccola parentesi, avviamoci verso la fine di questo video.
Si dice che un viaggio non finisce mai. Una volta arrivati al termine di un'avventura, tutte le emozioni, gli insegnamenti e le scoperte vissute durante le singole tappe sono ormai destinate a vivere per sempre nel nostro fardello personale d'esperienza. Il 30 aprile, il 2 e il 3 maggio si correranno rispettivamente alle finali della categoria AM, Pro AM e Pro. È stata dura, ma ci siamo. Mancano gli ultimi spegnimenti di semafori. Mesi di lavoro finalmente stanno arrivando alla fine di un ciclo il quale, come detto, in realtà non finirà mai. Non ci resta che godere di questo spettacolo. Osserviamo con gli occhi pieni di stupore, con l'entusiasmo che soltanto da bambini avevamo quando stavamo ancora scoprendo il mondo che ci circonda, quel che rimane di tutto ciò. I giochi non sono ancora chiusi. Ci sono tantissimi piloti ancora in lotta per le posizioni che contano. Direi che non c'è male per inaugurare quello che è soltanto l'inizio della stagione di corse 2019-2020 by eRacing Series. Le gare sono storie e a noi piace raccontarle così. Questo è il Sim Racing, questa è la nostra passione, questo è ST Evo.